Ci sono momenti nella vita di un uomo in cui tutto sembra non avere più senso. È giugno, inizia a esserci il sole, le ragazze iniziano a postare foto sempre più provocanti sui loro social network. Inoltre l'estate è alle porte, quindi si avvicinano le ferie e il dolce far nulla. Mare, cocktail e spiagge infinite ti stanno aspettando. Dovresti essere al settimo cielo e fare salti di gioia fino a toccare il creatore. Eppure non sei contento. Sono passate solo poche settimane, ma il ricordo è ancora vivo e fresco nella tua mente. È indelebile e non potrà mai passare. Sai quanto ti ha fatto stare bene, quanto ti ha tenuto compagnia nelle tue giornate vuote. Ti manca terribilmente e vorresti solo tornare indietro a quel momento in cui tutto andava bene ed era ancora lì con te. Purtroppo ci si rende conto dell'importanza di una cosa solamente quando la si perde. E allora apri la galleria del telefono e rivivi ogni singolo momento passato insieme, le gioie e i dolori condivisi. Eri felice, ti sentivi protetto, ma non avresti mai pensato che sarebbe potuta finire. E invece così è stato, con tua grande sorpresa e sgomento. Seguono varie fasi, depressione, rabbia, rassegnazione. Poi vi rivedete, anche solo per 90 minuti, e la rassegnazione lascia ancora una volta spazio alla depressione. Capisci che ne hai bisogno, perché senza non puoi andare avanti e ci ricaschi dentro. Stai male e non riesci a portare avanti la tua vita, perché è esattamente quello che non vuoi. Tu vuoi l'esatto contrario, tu vuoi ricominciare tutto dall'inizio. Una cosa che ti ha sempre fatto stare così bene non può ferirti a tal punto. E invece succede, e tutte le tue garanzie e le tue certezze vengono infrante in un battito di ciglia. Però guardi dentro te stesso e realizzi che tu non sei quella persona. No, tu non lasceresti mai finire tutto così senza provarci almeno un'altra volta. Tutti i tuoi sentimenti vengono raccolti in un'unica, grossissima e definitiva scommessa con te stesso. Non può finire qui e così. Capisci che devi lottare e riprenderti ciò che ti piace a qualsiasi costo. E poi, finalmente, le tue preghiere vengono esaudite dopo una lunghissima battaglia emotiva. La Serie A sarà finita, ma quest'anno ci sono gli europei in Francia. Hi guys, sono Fulisce e bentornati in un nuovo video. Ho voluto fare un intro un po' diverso dal solito e spero che vi sia piaciuta. Sicuramente ci ho messo il cuore a scriverla. Oggi è mercoledì e mancano solamente 2 giorni all'inizio ufficiale degli europei. La nostra nazionale esordirà il 13 di giugno a Lione contro il Belgio e già dalla prima partita capiremo se possiamo essere competitivi o no per questa competizione. Competitivi per le competizioni. Però io sono sicuro che voi non sappiate proprio tutto sugli europei. Questo video vuole raccogliere 7 curiosità o eventi buffi o divertenti che magari vi sono sfuggiti in tutti questi anni di europei di calcio. Siete pronti? Possiamo iniziare? Vai! Numero 1, il medagliere. Le squadre ad aver vinto più volte questa competizione sono 2, Germania e Spagna, con ben 3 titoli a testa. Le due formazioni sono tra l'altro le principali favorite insieme alla Francia per la vittoria finale. Si assisterà quindi a una vera e propria battaglia per la supremazia europea. Tra l'altro la Spagna ha vinto le ultime 2 competizioni e quindi proverà a strappare una storica tripletta. Segue poi la Francia con 2 titoli, che potrebbe raggiungere proprio Spagna e Germania. Ferme ad un solo successo invece troviamo la nostra Italia, insieme a Repubblica Ceca, Olanda, Danimarca, Russia e Grecia. Numero 2, la fortuna azzurra. L'unica vittoria della nazionale italiana risale al 1968, durante la competizione svoltasi proprio nel bel paese. La cosa buffa è che ancora non esisteva la regola dei calci di rigore qualora si fosse raggiunta la parità anche dopo i tempi supplementari. Durante la semifinale con l'Unione Sovietica ci si ritrovò proprio in questa situazione e l'Italia riuscì ad arrivare in finale solamente grazie ad aver vinto il lancio della monetina. Ebbene sì, si decideva chi andava avanti con la monetina, sì. Riva e Anastasi regalarono poi il successo finale agli azzurri. Ma pensare che una nazionale gloriosa come la nostra, quella italiana, abbia vinto solamente una competizione grazie a un testa croce, beh, mi fa scappare da ridere. Ho da piangere. Numero 3. La guerra che decide un europeo. Accade durante Svezia 1992, il mio anno di nascita. La competizione venne vinta dalla Danimarca, che festeggiò così il suo primo e finora unico campionato europeo di calcio. Cosa inspiegabile visto che possono disporre dell'incredibile potenza del talento di Niklas Benner. La cosa curiosa è che la nazionale danese non era presente nella qualificazione dopo i gironi, ma venne ripescata al posto della Jugoslavia, che venne esclusa per colpa della guerra dei Balcani. Insomma, anche in questo caso un vero
vero e proprio colpo di fortuna, per quanto una guerra possa essere considerata tale, decise il vincitore finale di questa competizione europea. Numero 4. Il miracolo greco. Chi avrebbe mai potuto scommettere sulla vittoria della Grecia agli europei di calcio di Portogallo del 2004? La nazionale greca era considerata da tutti gli addetti ai lavori una specie di squadra materasso, e invece finì con il vincere la competizione proprio contro i padroni di casa. Cosa curiosa, la Grecia vinse quarti, semifinale e finale con il risultato minimo, cioè 1-0. Tra le altre cose di quella competizione ricordiamo il clamoroso biscotto tra Danimarca e Svezia che eliminò l'Italia. Ah, ricordate quando vi chiesi chi avrebbe mai potuto scommettere sulla Grecia? Beh, qualcuno c'è stato. Una leggenda metropolitana narra che Gene Gnocchi abbia scommesso tantissimi soldi dopo la partita inaugurale, che vide proprio ancora una volta la Grecia battere il Portogallo, questa volta per 2-1. Che sia vero oppure no, non lo sapremo mai, ma Gene, se ci sei riuscito, complimentoni. Numero 5, il Polpo Paul. E no, non stiamo parlando del francese Pogba. Nel 2008 fa il suo esordio sui grandi schermi Paul, il grande dimenticato polipo che aveva il vizio di indovinare i risultati delle partite. Come? Semplicissimo. Veniva inserita all'interno del suo acquario entrambe le bandiere delle squadre protagoniste di una determinata gara, e per ben 4 volte su 6 il polipo riuscì ad indovinare la vincitrice. Venne riproposto per i mondiali del 2010, dove non sbagliò neanche una previsione. Incredibile, vero? Numero 6, la Caporetto 2.0. Nell'ultima edizione dei campionati europei di calcio l'Italia si è preso un ruolo da assoluta protagonista, mandando a casa formazioni temibili come Inghilterra e Germania. Ricorderete con gioia il cucchiaio di Pirlo a Arto, oppure la doppietta di Balotelli da Germania con conseguente esultanza a statua. Ve la farei vedere, ma non ho lo stesso fisico. Peccato che poi in finale abbiamo trovato loro, i diavoli spagnoli. La partita finì 4-0, punteggio più alto per una finale europea di sempre. A dovere di cronaca è giusto ricordare che al 62esimo fummo costretti a giocare in 10 per tutto il resto della partita, visto l'infortunio a Thiago Motta e che avevamo già esaurito tutti e tre i cambi. 4 anni dopo Thiago Motta è ancora nel giro della nazionale e questa volta indossa il 10. Credo proprio che mi ucciderò. Numero 7, i migliori di tutte le competizioni. I giocatori con più presenze in assoluto nella fase finale degli europei di calcio sono il difensore Lilia Thuram e il portiere Edwin van der Sar, rispettivamente francesi e olandesi. Il capocannoniere del torneo attualmente è Michel Platini, attaccante francese che realizzò ben 9 gol in solamente 5 partite. Che media strabiliante! Ronaldo e Ibra hanno segnato entrambi 6 gol e in questa edizione potrebbero raggiungere e superare il record attuale. Cesc Fabregas è il più giovane giocatore ad aver mai alzato al cielo la Coppa Europea, con solamente 21 anni e 56 giorni di età. E io che sono prossimo ai 24 e mi sto giocando la Coppa Disciplina nel campionato amatori. Bene ragazzi, queste erano le 7 curiosità che ho deciso di portarvi per farvi un attimo capire qualche cosa che magari non sapevate. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se sapevate 1, 2, 3, 4, 5, 6 o addirittura tutte 7 le curiosità che vi ho esposto. Io sinceramente tante non le sapevo. E ovviamente per realizzare questo video mi sono dovuto documentare, quindi se qualcosa l'avevate letto su qualche altro sito, visto su qualche altro video, è ovvio perché io mi sono documentato appositamente utilizzando internet. Anche perché nel 2016 che cos'altro vuoi fare? È già il secondo video che vi porto a tema europei e sicuramente non sarà l'ultimo. Preparatevi perché ci saranno delle grosse sorprese. Tra l'altro io vi saluto con la maglia dei Brailers e trovate qui sotto in descrizione tutti i link ai canali degli altri Brailers come me. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto e forza Italia!